chiamo Luca Auletta, non sono un fotografo, non lo faccio di professione, ma una delle cose che mi fa uscire dalla realtà è la fotografia. Ed è questo il trucco che utilizzo per rilassarmi. No, non vuole essere una sessione di fotografi anonimi che non bevono da tutto tempo, ma con questo video voglio rispondere ad una domanda che mi sono posto. Quanto costa fare fotografia per passione? È una domanda che mi sono posto dopo aver fatto due conti su budget che investo, sui soldi che investo per passione. Di passioni ne esistono tantissime. La mia, nello specifico, è la fotografia. Fotografia che, non facendo da professionista e comunque facendo l'imprenditore, dovrei avere il giusto equilibrio nello spendere una determinata cifra economica per investirla su un'attrezzatura che non mi serve a produrre un lavoro, altro denaro. Ma quando si parla di passione si tende ad investire del denaro per stare bene, e quindi ci ho speso tanti soldi, ho investito tanti soldi, e non è detto che tutto quello che ho speso sia corretto, o meglio, non è detto che tutte le spese che io abbia fatto abbiano un senso. Anche nella stessa fotografia, quando si compra, quando si spendono soldi, si attivano dei meccanismi biologicamente importanti che ci portano a produrre degli ormoni che ci fanno stare bene. Questo avviene quando facciamo shopping, quando compriamo delle cose che ci piacciono, quando mangiamo qualcosa che ci piace. Ecco, nel mio caso, in realtà nel caso di tanti, quando si parla di passione avviene anche quando investiamo dei soldi, spendiamo dei soldi proprio sulla nostra passione, e nel mio caso sulla fotografia. Oggi voglio portarvi dove io passo tantissimo tempo e dove spendo i miei soldi, praticamente, dove compro tutto quello che è il materiale fotografico che utilizzo. Tendo a non comprare mai su internet perché, essendo questo per me una passione, voglio il rapporto umano. Voglio che quello che compro deve essere discusso con qualcuno, voglio il rapporto con un'altra persona, voglio il confronto, ed ecco che mi sono affidato a un negozio che si trova qui a Napoli, che si chiama Fotoema, che vende anche online, certamente, però essendo di Napoli, perché devo comprare su internet quando posso andare lì, confrontarmi, domandare, provare, testare? Adesso vi porto a conoscerli. Fotoema, sapete dov'è? Quanto è importante il rapporto umano quando si deve scegliere una macchina fotografica, quando va comprato? Perché non bisogna comprare su internet? Diciamo che noi qui da Fotoema facciamo provare le macchine ai clienti proprio per fargli capire, insomma, cosa si prova a usare quella macchina, e ovviamente spesso, anzi sempre, questo fa la differenza sulla scelta di una camera o un'altra. Non ti elenco i brand, ma potresti scegliere uno anziché un altro proprio perché magari ti piace più impugnare quella o quell'altra, oppure semplicemente perché il menu potrebbe essere a te più familiare. Quindi secondo me il provare una macchina in negozio fisico è fondamentale. Non lo dico perché ci lavoro, ma penso che sia così. Davide, quanto costa fare fotografia per passione? Allora Luca, questa è un'ottima domanda, davvero abbastanza difficile, molto complicata. La fotografia, diciamo, intesa come costo, può avere relativamente un costo basso di 12-14 euro, in questo caso come fotografia analogica, oppure può arrivare addirittura a migliaia di euro. Però ecco, è qualcosa che veramente secondo me non si può quantificare in termini di passione. Viene qualcuno qui, vuole cominciare a fare fotografia, tu cosa gli consigli? Su cosa sì. Puntare? Allora, sicuramente partire tranquillamente dal basso, non c'è bisogno di spendere veramente tantissimo. Poi dipende sempre, cioè, questa è una classica frase, dipende sempre da quello che devi fare. Se vogliamo intendere solo la passione, come ti dicevo prima, possiamo fotografare anche spendendo relativamente poco. Se poi la passione si tramuta in lavoro, è normale che noi poi al committente, al cliente, dobbiamo dare un determinato risultato. Parliamo ovviamente di due situazioni completamente differenti, quindi in questo caso c'è passione, ma anche in questo caso c'è passione, però con due risultati completamente differenti.
quanto spende Luca per la fotografia? Quando spende? Quanto spende? Luca Auletta va a periodi. Nel suo periodo di stress totale spende pure 3-4.000 euro al mese. Luca quando è più stressato spende di più. Luca quando è più stressato spende di più perché c'è la sindrome di Auletta certificata. C'è la sindrome di Auletta certificata. Quindi abbiamo certificato una. Abbiamo certificato questa cosa, sono anni. Nei periodi di stress totale, quando monta, sta sotto consegne, spende tanto perché non trova pace e sfoga nella fotografia. Luca, quando Luca viene qui, viene a cambiare tutto il corredo fotografico, perché è una cosa che faccio spesso. Spesso e volentieri. Cosa pensate? Vi siete mai detti questo è pazzo? Me lo ripeto tutte le volte che vieni qua, prima di andare da Johnny, diciamo cambio, passo a Fuji, mo Sony. Me lo chiedo sempre, perché alla fine poi dice, ma cambia perché non trova pace o perché vuole provare? Secondo me alla fine perché vuoi provare, non è che non trovi pace. Nel senso che tu la pace l'hai trovata e ci sta alle mie spalle. Però tiene qualcosina sempre in meno che non ti fa stare tranquillo. A te basta una minima cosa per farti incuriosire. Io utilizzo tanta attrezzatura, ho comprato tantissime cose nel passato, ne ho vendute altrettante. Do uno zaino pieno di cose che alle volte non utilizzo. Alle volte utilizzo solo un corpo macchina perché è più compatto, altre volte ne utilizzo uno più grande perché ha maggior qualità. Ma in realtà fa sempre tutto parte del meccanismo della scelta, del momento che voglio passare, di come voglio investire il mio tempo e di quanto voglio vivere il momento, di quanto voglio dedicarmi alla mia passione. Ecco, questa è una bilancia enorme che deve essere fatta quando si parla di questo genere, quando si parla di fotografia, perché possiamo perdere tanto tempo e dedicare tanto tempo alla tecnica, ma possiamo perdere l'attimo. Oppure dedicare molto meno tempo alla tecnica, quindi alla qualità, ma cogliere quell'attimo preciso. A me piace fare entrambe le cose, a me piace essere tecnico perché sono un tecnico, perché sono un amante della tecnologia, ma a un certo punto voglio essere essenziale e dedicarmi solo a cogliere l'attimo. E quindi anche il mezzo che meno pensiamo sia adatto può diventare utile. Per me la fotografia non è un lavoro, per me la fotografia non è neanche una passione, per me la fotografia è quella cosa che mi fa fuggire dalla realtà, che mi fa concentrare su un dettaglio della realtà, ma contemporaneamente mi fa fuggire dalla realtà stessa. Perché concentrarmi su un dettaglio, su un momento, su quella cosa, su quell'oggetto, quella persona, quel momento del tempo, la nuvola in quel modo, mi fa pensare alla storia che sto raccontando, che posso vedere, che mi fa immaginare qualcosa che in realtà potrebbe non esistere. Ed ecco che la fotografia per me diventa da passione a mezzo con cui fuggo dalla realtà, fuggo dai problemi quotidiani, fuggo dai problemi del lavoro. E fuggire dalla quotidianità è la chiave della mia passione. E per questo la fotografia è diventata una delle mie grandi passioni. Parlare dei costi della fotografia, di quanto costa fare la fotografia, in realtà, come diceva Davide, come dicevano i ragazzi, è sbagliato, perché non esiste un vero costo. Il vero costo è dato dalla nostra tasca, è dato da quello che noi vogliamo fare, è dato dal modo in cui lo vogliamo fare. Ma come praticamente si legge ovunque, la fotografia si può fare con qualsiasi cosa. Si può fare con un cellulare, si può fare con un action cam, si può fare con una compatta, si può fare con una reflex, con una mirrorless, si può fare con l'analogico, con una usa e getta. Insomma, la fotografia intesa come strumento per raccontare qualcosa può essere fatta in qualsiasi modo. Il cosa dobbiamo raccontarlo e nei tempi in cui dobbiamo raccontarlo, ecco, cambia la prospettiva tra passione, amatore e professionista. Ma se vogliamo fare fotografia per noi, a basso costo, e raccontare un momento, per esempio possiamo diventare appassionati di fotografia analogica, cosa che non è successa a me. Ma a me è successa, a me piace la fotografia di racconto del momento, quindi potrei dire che a me piace la street photography, e non necessariamente porto con me la mirrorless, non necessariamente con me porto 1,5 kg di attrezzatura perché mi dia più qualità. Alle volte mi basta raccontare il momento piuttosto che avere la qualità necessaria. Però che lo strumento ci dà
delle capacità per creare un determinato, una determinata tipo di fotografia, per ottenere un determinato risultato. Ma lo strumento può avere un costo. Ed è un costo definito. In realtà quello che non ha prezzo è l'istante che stiamo raccontando. E quell'istante può essere raccontato con qualsiasi mezzo.